questa azione è un'azione che si concentra molto, l'abbiamo detto, sui temi che sono, ve la faccio rivedere qui, tutte le azioni a 1, 2, a 3, perché sono lì? In realtà riguarda anche poi la zona vitivinicola, ma soprattutto sono i temi della ricomposizione fondiaria, quindi molto del bosco, molto dei pascoli e quindi soprattutto la zona più dell'alto oltre Po. Le azioni sono tre, quella in mezzo in realtà è molto complementare perché riguarda la possibilità di sviluppare anche come attività anche economica complementare quelli che sono i nuovi mercati per la risorsa boschiva, quindi quei mercati vengono definiti mercati virtuali perché si vendono le quote di carbonio, i certificati bianchi, il pagamento dei servizi ecosistemici, però insomma è una partita che vale la pena di giocare visto che è in avvio, si sta avviando e diciamo tutto sommato abbiamo anche appunto il supporto di un soggetto come Carico che è sempre abbastanza attento alle innovazioni e alle novità, quindi vale la pena giocarsi una piccola parte del progetto su questa cosa qui, ma la cosa che veramente è molto molto forte sono le altre due azioni, una che è un'azione di proprio letteralmente creazione di una banca dati tra domanda e offerta di spazi per attività agricole, quindi tutto il tema dell'accesso alla terra, della banca della terra che si potrebbe sviluppare qui in Oltre Po, e quindi praticamente di andare verso ricomposizioni dell'offerta molto frammentata per andare a cercare quelli che potrebbero essere dei potenziali utilizzatori anche a mercato. Il professor Vigo ci ha portato l'esempio dei allevatori milanesi di vacca varzese, che avrebbero interesse e bisogno di pascoli e di terreni, non solo. Non è presente qui oggi un nostro ormai affezionato che è anche un Vigo, ma Vigo Farm in questo caso, che ci ha raccontato appunto anche lui dell'esigenza sua e anche di altri pastori per avere eventualmente delle possibilità di pascolo, quindi di particelle fondiarie. Tutta l'azione si alimenta fortemente dal punto di vista però della analisi e della raccolta di informazioni di quell'azione A1, l'azione A1 che è deputata ed è affidata ai consorzi forestali, sarà affidata, in realtà l'attuatore è la fondazione, ma che si appoggerà ai consorzi forestali per fare azioni di ricomposizione del patrimonio fondiario, di inventario forestale e di piano di assestamento. Lì dentro c'è anche l'ipotesi di intanto proseguire uno studio di fattibilità che arriva sulla filiera bosco-energia e anche di completarlo con una azione sempre di studio di fattibilità su altri tipi di prodotto sempre da risorsa boschiva. A questo punto però chiederei a Ferraris magari se ci vuole raccontare qualche cosa su questo progetto. Che cosa manca e che cosa bisogna fare in ogni caso per poter concretamente attivare la filiera in ambito forestale. I filoni su cui ci siamo un po' orientati e su cui ci sembra che debba concentrarsi questa azione sono innanzitutto quello di completare quella parte di conoscenza, quindi di conoscere e saper quantificare e caratterizzare la risorsa forestale, soprattutto per quelle che sono, da un lato, quel capitale che è già pronto e che potrebbe essere subito attivato, magari a livello di filiere energetiche, che sono quelle che probabilmente hanno il minor valore aggiunto, ma la maturità, tecnologica, per poter essere attivate subito, ma anche per conoscere quelle che possono essere invece delle filiere a maggior valore aggiunto, ad esempio quella della possibilità di usare soprattutto gli impianti di conifere non tanto come legno per energia quanto per legname da opera, nell'ambito di una progettualità che c'è, nel senso che deve essere attivata ma su un ambito che non è un ambito puramente speculativo, per cui l'idea è quella di andare su strade concrete per poter dare maggior valore aggiunto ai boschi che ci sono in questo territorio, e quindi soprattutto incrementare la conoscenza. In questo
lo strumento che a nostro giudizio è più utile anche proprio per un'ottica territoriale è quello del LIDAR, che è un rilievo, diciamo, una modalità di telerilevamento che permette un rilievo molto preciso del territorio e che può essere utilizzato, diciamo, diventa un patrimonio per il territorio, può essere utilizzato sia da un punto di vista forestale, ma potrà diventare anche, come dire, una base per azioni ad esempio di prevenzione del dissesto idrogeologico, perché si va a fare una mappatura con precisione centimetrica, un modello, diciamo, digitale delle superfici, del terreno, di ciò che ci sta sopra, e quindi diventa poi un patrimonio che non è solamente di, come dire, di stretta competenza forestale. C'è tutta poi la parte appunto di incremento del valore aggiunto, quindi di tutto ciò che, una volta conosciuta la risorsa, come valorizzarla, e quindi la parte degli studi di fattibilità punta in questa direzione, ma anche la parte, diciamo, di quote di carbonio, servizi ecosistemici, gestione forestale sostenibile, tutto ciò che dà un valore aggiunto alla risorsa forestale, soprattutto se è gestita in un'ottica di filiera. E poi c'è la parte di gestione, quindi superamento di quelli che sono ad oggi gli ostacoli che, come dire, restituiscono una gestione frammentata, che parte dalla frammentazione del territorio e, come dire, e sale. In questo senso, esprimo magari anche un giudizio personale, secondo me questi incontri sono stati anche interessanti perché, come dire, mettono un po' di semi, no? Nelle esperienze di tutti. Ovviamente l'esperienza dei consorzi è un'esperienza radicata in questo territorio, ci sembra che sia un'esperienza da valorizzare, da potenziare e da, come dire, rendere sempre più operativa, ma solamente in un'ottica di filiera, e quindi, come dire, il favorire una dinamica di territorio e di inclusione di quelli che sono gli altri operatori di questa filiera, e l'idea è quella di, anche proprio da un punto di vista gestionale, arrivare a una forma, diciamo, di, chiamiamolo collettore, chiamiamolo una realtà sovraconsortile che metta insieme i singoli operatori e permetta comunque al territorio di avere una forza diversa che non quella dei singoli operatori. Questo soprattutto perché se pensiamo, e lo pensiamo, che un incremento del valore aggiunto di quella che è la risorsa forestale nasca se la filiera rimane qui in loco, e quindi spesso il valore maggiore è il valore di trasformazione, no? Se noi riusciamo a far partire a chiudere le filiere qua sul territorio, lo possiamo fare solamente se c'è una garanzia e quindi c'è un certo peso e non ci si presenta, diciamo, in maniera frammentata. In questo senso, aiutare il territorio a trovare una nuova forma organizzativa che vada addirittura oltre quella consortile del consorzio forestale ci sembra indispensabile.